Eccoci qui, un saluto a tutti, ben ritrovati come state, vi invito come sempre a commentare numerosi, eh, davvero c'è tanta partecipazione in questa che è una community, fantastica perché almeno nel cuore, eh, mi raccomando lasciate un bel like, non vi costa nulla e iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella se non l'avete ancora fatto, se siete iscritti, e non avete attivato la campanella, attivatela mi raccomando, così non perdete se vi va i video ogni giorno, allora ragazzi eh, il giorno dopo... Lascia tanto, lascia tanto e lascia tante riflessioni che sorgono spontanee, approfondimenti e anche un po' uno sfogo. Ecco, eh, perché insomma, ribadisco il concetto: per me si può perdere col PSG, ma è una sconfitta che lascia, che lascia e che fa vedere cose che, che sembra si stanno un po' sfilacciando davanti ai nostri occhi. Per questo è giusto intervenire subito. Innanzitutto, ecco una delle cose che più fa male è pensare che questa squadra faccia troppa fatica a segnare. È una cosa incredibile, ripeto, lo dicevamo anche prima della partita. Il senso del calcio è fare gol e Milan fa troppa fatica a fare gol. Davvero è qualcosa che, che fa male. Io sono stufo di questa situazione, credo anche voi. Paradossalmente prendo qualche gol in più, ma almeno li faccio. Noi invece in questo caso prendiamo gol e manco li facciamo. Ieri il primo tiro in porta lo facciamo al minuto 62. Un'ora di gioco in cui Pioli dice per un'ora abbiamo fatto meglio di loro e non abbiamo mai tirato in porta. Mai. Che poi c'è la donna rumma, caspita, avrei voluto bersagliarlo di tiri. Un tiro al 62esimo. Poi devo farvi vedere una cosa assurda. Ragazzi, siamo a 500 minuti dall'ultimo gol in Champions League. 500 minuti di gioco. Siamo a 8 ot ore di gioco senza gol. Una giornata di lavoro, mettiamoci anche i recuperi, senza gol tu dici in otto ore qualcosa accadrà no, zero gol l'ultimo è quello di Giroud con Napoli ricorderete, credo che fosse aprile siamo la prima squadra italiana a non fare gol nelle prime tre partite di Champions League però il problema del non fare gol del concretizzare poco a livello europeo l'avevamo già intuito e visto con Newcastle dovevamo vincere la partita non l'abbiamo vinta col Borussia potevamo vincere la partita non l'abbiamo vinta c'è una difficoltà a, a concretizzare prima era a concretizzare adesso mi sembra anche a creare perché stiamo creando troppo poco e ribadisco, lancio Menian, palla per Pulisic che poi sbaglia l'azione più pericolosa è stata quella che nasce da un tiro del portiere 500 minuti senza fare gol è qualcosa che Che è frustrante. Cioè ti dà il senso qui di... Almeno parlo per me, che quasi ti manca il respiro, ti senti impotente. È una cosa che non si riesce ad accettare, ad assimilare e, e a metabolizzare. Abbiamo questo record negativo. La prima squadra italiana che in tre partite non fa neanche un gol. Abbiamo... Eh, Girou che non fa gol, sua azione dalla prima giornata di campionato. E quante partite ci sono state dopo? Ma non è colpa sua e basta. Cioè, ha ah, sicuramente, però, ha 37 anni, viene poco servito. Sono andato a vedermi dove lui poi tocca le palle. A centrocampo. In pratica a centrocampo le tocca. Sta facendo quasi centrocampista. Poi. Poi. C'è un'altra cosa, sarà un escalation questo, viso, questo video, vi avviso. Trovo assurdo che ieri Krunic abbia fatto 76 minuti di gioco. Ha approcciato la gara come aveva approcciato e fatto malissimo quella mezz'ora con la Juventus. Subito il giallo, eccessivo. Ieri gestione dei gialli, un po' particolare dell'arbitro, eh. Noi pronti via subito un paio ammoniti, poi qualcuno loro non ammonito che aveva fatto un fallo pesante, non ci aggrappiamo però a questo. Krunic ha fatto per me una pessima partita, perché non ha recuperato palle e ha dimostrato di trovarsi in imbarazzo quando la palla tra i piedi in petta campo avversaria si trova con gli occhi la direzione verso la porta avversaria. Ho provato imbarazzo io per lui perché non sapeva che cosa fare. A un certo punto recupero una buona palla al limite dell'area, zona calda, di fretta la dai in orizzontale all'altra parte per cercare di trovare Leao, ovviamente la intercettano, perché mi sembrava in imbarazzo. Poi ha provato una sventagliata, palla direttamente fuori. Lui fa il passaggio lì indietro in orizzontale, perché quello riesce a fare, purtroppo, ma non è il suo ruolo. E io dico... Ieri che dovevi fare, magari i cambi sia al sessantesimo anche prima li fai al 76esimo. Costruivamo zero zero, poi entra lì i primi 5 minuti. Vuoi dire 5 minuti? Sì, ma ha cambiato. Abbiamo iniziato a giocare. È cambiato tutto in quei 5 minuti. Poi sono durati poco perché comunque ci siamo scoperti e ci hanno fatto male ancora. E poi Adri ha sbagliato anche lui un passaggio come cronico con la Juventus. Non lo nego, ne ha sbagliato uno. E poi si è fatto superare con troppa facilità sul 3 gol, sul terzo gol, ma lì gli schemi erano anche un po' saltati. Ma almeno abbiamo visto gioco. Il gioco per il resto non abbiamo trovato a parte qualche accelerazione tra le linee di Reinders, non ho visto gioco, ripeto, provi palla a Qualche accelerazione di Reinders e lancio di Megnan. Quando è arrivato, ad lì, ho visto geometria, ho visto lancio, ho visto cambi di direzione, eh, giocatori che si sovrapponevano, interscambi. Insomma, ho visto qualcosa è durato poco ma ha cambiato la musica e fosse partito all'inizio, magari lo dicevamo prima della partita, non lo diciamo dopo. Ma io trovo assurdo che Pioli confermi Krunic dopo aver visto quella mezz'ora indecente con la Juventus. E ieri siamo su quella falsa riga lì, errori meno eclatanti, ma non si è mai visto. Perché incaponirsi su Krunic e non vedere ad lì. Non è Modric, non è Ribadisco Ruicosta non è Sedorf, non è Pirlo. Ma dall'altra parte Krunic non riesco neanche a definirlo. Lo trovo, ripeto, assurdo, ma è un escalation. Ora guardate e non è finita qui. Non è finita qui, poi voglio leggere i vostri commenti. Guardate questa situazione assurda dal mio amico Pietro Balzano. Prota, guardate quando loro tirano il secondo, il, fanno il secondo gol. Guardate Musà. Si sistema. I calzettoni. Siamo tutti qui ingolfati. E guardate qui. Guardate questa zona completamente inesplorata, completamente non presidiata. Guardate. Tutti qui e nessuno qui significa che in quel momento non ci sei con la testa. Hai staccato la spina. Non hai la tensione giusta che dovresti avere sull'1 a 0, non il 5 a 0 che ci mollo. Sull'1 a 0 inciampo così col PSG. E poi l'azione si sviluppa. Guardate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del Milan, 3 del PSG, ci fanno gol, 10 del Milan in area. ne manca soltanto uno che è fuori, 10 del Milan, e qui tutti avanti, qui si dimenticano Colmoni e, e l'altro che non ricordo chi fosse, tutti avanti, 10 contro 3, errori quindi anche di giocatori eh! Non esiste che i giocatori facciano una cosa del genere, non si vede neanche in terza categoria un gol del genere su calcio d'angolo. Quindi me la prendo anche con loro. Dopodiché, comunque, non tolgo colpe neanche a Pioli. Perché se, se i giocatori non hanno la giusta tensione, e sono lì che si sistemano i calzettori, si guardano in giro e dormono, la giusta tensione la deve trasmettere l'allenatore. Vi chiedo, con Antonio Conte sarebbe successo una cosa del genere? Mai nella vita. Mai. Perché tieni di tutti sulla spina. Tutti lì. La giusta tensione che ci deve essere. Parliamo di Champions League. Lo trovo assurdo. È qualcosa che mi fa male a vederlo, ma che è giusto vedere da analizzare, che sicuramente verrà analizzato. E che è stato analizzato anche oggi a Milanello. Quindi i giocatori non sono assolutamente esenti del colpi. Assolutamente. Questo è un gol inaccettabile. Grave, vergognoso. Dormita in Champions League, palcoscenico più bello e prestigioso che ci sia. Contro una squadra con tanti giocatori forti e forse più forte al mondo come Mbappé. Non si possono fare certe figure. C'è un altro aspetto. Diciamoci tutto. Diciamoci tutto. Quando l'ho sentito sinceramente ho detto no ma dai, ero in cronaca QSVS e eh, chi c'è di cambio? Esce eh, solo Jovic e eh no perché Jovic è uscita la sua notizia si è fatto male nel riscaldamento, Jovic si è fatto male nel riscaldamento, un altro infortunio muscolare nel riscaldamento. L'ennesimo infortunio muscolare nel riscaldamento. Noi ogni partita perdiamo qualcuno, anche quando non gioca. Abbiamo perso Calulo Milanello quando erano in 4-5 ad allenarsi perché tutti erano con le nazionali, fuori un mese e mezzo. Abbiamo perso Sportiello, problema polpaccio come Megnano lo scorso anno. Solo da noi si fanno male i portieri al polpaccio. Abbiamo perso nel riscaldamento Jovic, capita ma è molto raro, noi non ci facciamo mancare niente anche per gli infortuni. Avevamo fuori Okafor, Ciuquezze, Loftus Cic, Sportiello, eh, mi dimentico sicuramente qualcuno, forse sì forse no, comunque poi nella lista si va avanti perché sono stati tanti altri. Pure iovici. Cioè, è proprio è la fotografia, no? Pure il riscaldamento, ora, gli indizi sono infiniti, ma io sono stufo perché noi ne parliamo da tempo di questo problema. Ma da tanto tempo e nessuno interviene. E Pioli sabato scorso ha minimizzato dicendo: Sono solo quattro i fortuni muscolari. Dovessimo tenere questa media, sarebbe una cosa grandiosa. Ma quando mai? Ma quali quattro? Ma quali quattro? Sono molti di più e stanno diventando molti di più giorno dopo giorno, partita dopo partita. E sono anche lunghi. Calulu un mese e mezzo. Loftusic doveva rientrare adesso, non si capisce neanche quando rientra. Cioè, capite che questo è un problema enorme e che nessuno sta facendo niente e che viene sottovalutato e che noi... Quando lo denunciavamo, ma no, cosa dite? E ci sono altri che minimizzano, dicono no, non è nulla, non è vero, non è vero, per non essere sinceri. Come si fa? Chi nega questo problema fa il male del Milan. Dobbiamo saperlo tutti. Chi nega che ci sia questo problema fa un male del Milan. Piori non può dire che non c'è questo problema e la società deve intervenire. Io non ne posso più. Ogni partita uno fuori. Ogni settimana, ogni partita, arrivi la vigilia fuori uno e l'altro. Basta. Non se ne può più. È una cosa serissima, grave e inaccettabile. Così come non riuscire a fare gol e non avere una punta che faccia gol che venga servita per fare gol. Ne ho piene le scatole, scusate l'espressione, ma in questo momento mi sto già contenendo. Sveglia tutti, sveglia, sveglia, sveglia tutti, a tutti i livelli. Ditemi che ne pensate, commentate, leggerò i vostri commenti. Lasciate un like se la pensate come me. Condividete questo video sui vostri social, così cerchiamo di alzare la voce dal nostro piccolo. E iscrivetevi qui se non avete ancora fatto. Mando un saluto a tutti. Non va bene. Ciao ragazzi.